Ti capita mai di provare imbarazzo nel momento in cui devi chiedere i soldi o la firma di una trattativa? A volte capita che creiamo un legame con la persona che vogliamo persuadere, nel lavoro, nella vita privata, e ci sentiamo quasi in colpa nel momento in cui dobbiamo chiedere i soldi o la firma di un contratto, un impegno preciso, anche in politica può essere una trattativa diplomatica, insomma un impegno pubblico, formale o appunto i soldi. Ci sentiamo a disagio. Perché? Perché siamo convinti di aver creato un rapporto di amicizia con quella persona e chiedendogli i soldi lo andiamo a rovinare. E rovinando quel rapporto, poi non guadagneremo da questa persona. Purtroppo questo è un problema di tanti. E la verità è che questo problema non dipende dalle finanze del tuo potenziale cliente o da problemi suoi. È tutta una cosa che dipende da te, che hai dentro. Nella maggior parte dei casi, chi ha problemi a chiedere dei soldi, quindi stiamo chiudendo la trattativa, è il momento dei soldi, mi devi pagare in anticipo, mi devi dare un acconto, c'è quell'imbarazzo, lo tiro fuori il contratto, gli richiedo i soldi. Questa cosa capita, ripeto, non per il cliente, ma per il persuasore stesso, soprattutto quando questo persuasore, questa persona, ha avuto problemi economici nella propria vita. Magari viene da una famiglia umile, da una famiglia povera, oppure ha avuto dei problemi di soldi. Dunque ha un rapporto di disagio con i soldi e crede che tutti lo abbiano e crede che chiedere soldi possa in qualche modo ferire, perché lui era ferito quando gli chiedevano i soldi, oppure quando lui chiedeva i soldi ai genitori e questi erano feriti. Prima di tutto, e non è motivazione, ma è realtà, ti assicuro che la maggior parte delle persone di successo che conosco, parlo di imprenditori multimilionari, vengono da famiglie povere, vengono dalla periferia, hanno avuto grossi problemi economici, eppure oggi maneggiano milioni, centinaia di milioni. Ok, quindi venire dal basso è in molti casi ti dà una marcia in più. Dunque, la paura di chiedere questi soldi dipende soltanto da te. Ed è per questo che nel mio videocorso ho dedicato una lezione solo su questo. Già mi hanno ringraziato diversi per questo. Non tutti hanno questo problema, ma chi ce l'ha fa bene a guardare questa lezione, che è comunque interessante per tutti perché rivela molti aspetti psicologici, ci fa fare una autoanalisi. E grazie a questo, se abbiamo detto che si vende con le emozioni, se abbiamo detto che sarai in grado di associare delle emozioni al tuo prodotto o al tuo servizio, e quindi saranno le persone a venire da te. Grazie a questo tu venderai senza vendere. Ci sarà un momento in cui sarà l'altra persona a chiederti come deve pagare, quando deve pagare, a voler pagare subito per fermarti. Nella maggior parte dei casi, le trattative, ora ti spiego bene questo concetto, le trattative falliscono sul finale. Oh, eppure sembrava convinto questo qui, andava tutto bene, sembrava interessato, poi alla fine. Sai perché? Proprio quelli che sembrava andassero meglio, poi alla fine. Perché è mancato il carisma. Ed è questa la motivazione per cui persuasione e carisma sono strettamente legati. Cosa intendo? Abbiamo detto che se noi associamo delle emozioni al nostro prodotto, al nostro servizio, portiamo la gente a fare la fila, tra virgolette, da noi, a venire da noi. E quindi ci sono da una parte professionisti, consulenti che non hanno un cliente e che però continuano a mandare proposte, e poi ci sono dall'altra parte consulenti, professionisti o chi vende dei prodotti che
all'agenda piena, che il primo appuntamento te lo può dare fra 15 giorni, un mese. Ti capita mai anche a te di cercare un consulente, che ne so, un avvocato per esempio, e questo è impegnatissimo e tu ne hai bisogno? Ebbene, a tutti quelli che applicano la persuasione emotiva, le quattro fasi della persuasione emotiva, capita questo, ovviamente anche a me in qualità di consulente. Ed è anche per questo che faccio dei videocorsi, perché non riesco a soddisfare tutti quanti personalmente, e dunque con i videocorsi invece posso dare a tutti la possibilità di accedere a queste informazioni anche ad un prezzo che è più basso rispetto a quello che ovviamente si paga per avere un contatto diretto con me. E lo stesso vale per i prodotti. Si viene a creare una richiesta, una forte richiesta, appunto, tra virgolette, una fila. Nel momento in cui c'è quindi questo ribaltamento, già ti dico che non c'è bisogno che tu venda, tra virgolette, non c'è bisogno che tu esplicitamente chieda dei soldi, anche se ovviamente non c'è nulla di male e devi abituarti a farlo, e vedrai che nel momento in cui cominci a chiedergli, più gente te li comincia a dare, però nemmanco ci sarà bisogno. Perché? Grazie a questa leva emotiva, le persone spontaneamente verranno da te, dunque coi soldi in mano.